Tiene il vaso da mettersi in sfida. Domani mattina incontreremo i vertici della la proprietà. Quello che vorrei ricordare è che qui non stiamo parlando di un'acquisizione fatta tramite una vicenda di mercato. C'è stata una procedura di evidenza pubblica, c'è stata una aggiudicazione all'esito di una gara, è stato stipulato un contratto, ci sono impegni contrattuali da rispettare, su questo saremo inflessibili. Quindi non si può pensare di cambiare una strategia imprenditoriale adducendo a giustificazione uno scudo penale che peraltro non è previsto contrattualmente. Quindi da questo punto di vista domani ci confronteremo, pretendiamo chiarezza dalla proprietà, pretendiamo rispetto degli impegni contrattuali. Si viene in Italia, si vince una gara, si rispettano i termini contrattuali che erano collegati e già indicati nel bando. A noi preme che sia non solo assicurata la continuità di questi investimenti produttivi, ma sia rispettato assolutamente il livello occupazionale. Non sono solo in gioco 9.000 famiglie, ma c'è tutto un indotto molto più cospicuo e noi faremo di tutto, qualsiasi misura, per difendere questi investimenti produttivi e questa comunità di persone che lavorano, ripeto, anche estesa all'indotto. Io domani incontro i vertici dell'azienda, non incontro Cindalla. I nostri interlocutori sono chi c'è adesso e chi deve rispettare gli impegni contrattuali. Quindi è su questo che ci confronteremo. E ovviamente pretendiamo anche che siano rispettati gli impegni per quanto riguarda le bonifiche ambientali, che è un tassello fondamentale della complessa strategia imprenditoriale per quella comunità, per quel polo siderurgico, per quel polo industriale. Grazie.